Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie incentrata su Lock Room Pokémon Mare Merda 2. Allora, ci eravamo lasciati qua, in attesa di scendere le scale ed entrare nel rifugio dei rivoluzionari. Che, vabbè, rivoluzionari, per chi non sapesse, è il nome che l'hanno dato. Cioè, che hanno dato sì a quello che originariamente si chiama Team Rocket. Prima o poi ce la fanno a mangiarmi le parole. Allora, da quello che mi ricordo, dato che le cose da fare comunque, anche se chiaramente il gioco l'hanno parecchio cambiato, comunque le cose da fare rimangono uguali, no? Se non sbaglio c'è da trovare una chiave. La chiave non mi ricordo a che piano si trova. Io partirei dal basso, nel senso, proverei ad andare verso questo ACV, anche se sinceramente non mi sembra qua. Cioè, ora, vabbè, scusate un attimino, ero un misto fra concentrato su quello che devo fare e sul parlare. Mi fermo un attimino, se no vado in confusione. Lasciate a trovare una chiave che a regola ci serve per un ascensore che si trova in un determinato piano per andare a battere il leader, diciamo, di questo gruppo. Che sinceramente per ora non so, cioè non so chi sia, dato che non penso sia il famoso Giovanni. La chiave si trova, come ho detto, in un piano accanto a Lomino. Lomino a me non mi sembra di vederlo. Sinceramente, intanto prendo la Pokéball e niente, quindi devo trovare Lomino sperando che io possa trovarlo senza perdere troppo tempo. Forse è qui, sono anche andato troppo veloce, ma parecchio veloce, eh? E parecchio a caso, un po' che si trova, forse vedi, qui c'è un ascensore, forse questa è la famosa ascensore. Lomino, no, non è lui. Almeno mi pare accanto c'ha delle piante, qualcosa. Si vado in base a quelle mi ricordo. Cioè, nel senso, è comunque in alto a sinistra, più o meno. Quindi, e mi pare che non sia lui. Speriamo di trovarlo nel breve tempo possibile. Anzi, nel minor tempo possibile. Si evita tutti gli imbattimenti parecchio inutili. Però, ormai almeno uno bisogna battere. Siamo mascati. SpongeBob. Si va avanti a fangobomba e basta. MC Mime, fatemelo vedere per la prima volta. MC Mime. Ma non è MC Mime, è Mac Mime. Io MC De. Che sono fissato. Cioè, sono fissato. Intanto ascolto tipo roba rap e pop. E siamo in MC. Invece è Mac di McDonald's. Oi, oi, ne. Allora, comunque è carina anche questa cosa lì, eh. Allora, di là non c'è un cazzo. Non è questa la chiave, però per sempre comodo trova qualcosa per pozione. Meglio de nada, di là meglio non prendere lui, perché non ho punta voglia di combattere contro di loro. L'ascensore a regola, ah, si può prendere, però non si può andare forse in un piano specifico. Forse. Ah, infatti sembra che serva una chiave. No, serve proprio una chiave per farla funzionare. Allora, di là. Proviamo. Girati un po', bravo. Allora, di là non c'è, vero? Proviamo ad andare di là. No, non c'era, non mi ricordo. Di là nemmeno. Poi tanto prendiamo tutta la roba che c'è. Funo di fuga. Comodo. Eccoci qui. Meglio non andarci. Giù si può andare, no. Lì fra l'altro non si apre nemmeno. Addio, ma che casino è? Ma lì si deve aprire. Boh, non lo ricordo, ragazzi. Allora, secondo me comunque non è lì. Proviamo ad andare a questo piano B. Se c'è da affrontare qualcuno si affronta. Andiamo, vieni, via. Se no alla fine rischio di perdere ancora più tempo di quello che in realtà potrei metterci se faccio tutta la samodina. Chi c'è da sconfiggere si sconfiggerà, ragazzi. Nashos, mega pugno, che ripensandoci forse non è molto furbo, ecco, non è molto furbo, usa fangobomba, perché poi regola c'è un boss con poco più forte da sfidare, quindi è meglio, se è possibile, riservare fangobomba per dopo. Usiamo azioni, sperando che tolga almeno metà vita, perfetto, con pocarato, maledetto te. Devi morire, vabbè, preciso. 396. Ho perso, incredibile, ma va.
Chiacchieriamoci. Vai avanti, dai, si apre la chiave dell'ascensore, lo so. Non è qui. Frustrazione. Mossa lì che me non mi è mai garbata. Andiamo giù. Probabilmente è qui. Qui cosa c'è? Nulla. Pam pam pam. Boh. Giù. Gira. Qui. Vai, vai, vai. Vabbè, lui è per forza. Dio buono, te! Sono andato avanti perché tanto ci becca per forza appena si va sul quadratino accanto. Invece no, sul quadratino, sulla mattonella. Invece si poteva evitare. Accidente a me. Tre Pokémon. Che è Kermit. Un lucco di Muppets. Mega pugno. Vale. E fra l'altro non è nemmeno morto. Lega tutto. E l'avanti esperienza, vai, e merda mezza al 38. Bloom. Boh, mettiamo di. Devo prima mancare un po' l'ore, effettivamente ragazzi allenano solo merda, man. Come già dissi nel precedente episodio, c'ho solamente un Pokémon abbastanza forte. Fossa. Magari farà arrivare come minimo il 30, se possibile. Il problema è che non trovo Pokémon adatti per poter mettere il dildo, anzi in realtà rischio parecchio perché Gloom a parte era maledetto, lui usa veleno in polvere, me l'ha avvelenato e probabilmente schianterà. Però Gloom è d'erba e se fa una mossa d'erba ne avranno sbotta a dildo. Sfuriate, vediamo un po' che fa dildo, accidenti. Vabbè, ho l'antidoto, dopo se nel caso lo uso, se non mi muore dildo, indipendentemente dal fatto che poi dopo lo possa non osa, sempre comodo avercelo a disposizione. Tu prendi 5,65. Boh, è palle, non sarà nemmeno. Ah, limone. Che no, tuttora non ho ancora capito di che cazzo di tipo sia. Quando l'ho presi pensavo fosse tipo acqua, che sia con limone, no? Che sia comunque liquida, tra virgolette. Invece non ho ancora capito. Vedrai, è tipo ratata. Normalissimo. Buono. Morto. E sale, si devolve il dildo. Oh. Uffa, sono al tappeto. Mi dispiace. Ma in realtà non è vero. Godo. Zaino. Antidoto. Dildo. Vai, disintossiato. Una Pokéball. Occhiali neri. Attenzione, un'altra strada. Trovate Max. È lui, ragazzi. È proprio lui quello della chiave. E delle piantine sono andato veramente a memoria. È una delle poiose che mi ricordo. Che sono quelle cose che diciamo memoria fotografica, ecco, che ti rimangono impresse. Ma quante volte l'hai fatte? Che ci ho giocato uno sbotta a Pokémon. Anche se può non sembrare, in realtà ci ho giocato veramente tanto. Ragazzi, la memoria è quella che è, no, ve lo dico. Ah, è mega pugno. Poi spacco il tasto A. È anche fallito. No. Velen può avere, no. Ce la facciamo? Dai. Finalmente, magari non muore nemmeno questa merda. No, invece sì. Gloom, tossio maledetto, sfattone. Un po' di Zubat. Cosa fa? A che costo di farlo morire? Ma tu Wimpy, così. Fa vedere. Proprio il Pokémon meno azzeccato che mi si mette. Frustata. Taglio. No, voglio passare Wimpybell al 24. Taglio. Anche troppo, super taglio. Vai, buono. Non ce la sa l'antidoto anche per merda, man. 24 poi Wimpybell. Nammo. Acido, la qualcosa. Cioè, è forte. Sì, ma che troiaio, no, guarda, finisco bella in polvere, vale. Dammi la chiave, perché in regola ce l'hai te.
per tenuta chiave Ash. Ah già, antidoto a Merdaman, che ci straserve dopo. No, ah, ho sbagliato Mino. Sì, Mino, Pokémon. Vamonos. Quindi ora bisogna trovare il piano, perché non me lo ricordo. In cui c'era la ossa, bene, caramella rara. Sempre comodo, in cui c'era l'ascensore. Vabbè, dovrei trovarlo in maniera veloce. Questo qui. Ela, girati. Uno, Ale. Vai, puppa. Forse, sì, puppa. Non vuole far girare il prendere quell'altra Pokéball. Insomma, Pokéball, oggettino. Aio. Ho sbagliato? No, ci siamo. Bisogna stare attenti. Andata. Quello devo andare al quarto? Boh, questo è il quarto. Quarto sotterraneo. Sì, è questo qui. O no? Sì o no? Sì. Boh. Sì, fare di sì. Il direttore di questa casino è un tipo molto particolare. Chi sarà? Sono stracurioso. Matrioscar. Si va di azione, Mega Pun. Vediamo un'altra azione. Boh, non te la va bene. A parte cazzo, sono anche al 38, Dio Cristo, eh. Se no per davvero, via. Vabbè, ciao Matrioscar. Donatello, ma chi è Donatello? Ah, Tartaruga Ninja. Metto Dildo. Ma la Josie. È la Tartaruga Ninja, vero? Sì. Possa. Meditazione. Vai. Fo si prova con boh, sfuriati. Ma perché deve fallire? Dio buono, de boh, mega calcio. Boh, sfuriati, ti prego, vai e ammazzalo, ti prego. Sì, vabbè. Che palle, però, da lì c'ha due di vita. Accidenti, de. Mi raccomando, me la gio. Lascio Dildo e vado di fossa. Vai giù, buono. Ti prego, fossa, ammazzalo. Yes! Meno male, vai. 3.39 di esperienza. Vai, ho vinto di nuovo. Ti avevo già incontrato? A quanto pare sì. Kermit. Azione anche con lui. Porca troia. Psicoraggio. Mega Pum. Vai. Forse dovrebbe essere morto. Yes. Ma che 60, però lui dà parecchia esperienza. Un altro, ancora. Si va subito se non fallisce il Mega Pum. Sta a vedere, c'è un altro Kermit. Guardate che è noioso, eh. Da parecchia esperienza, ma è noioso. Viuste. Alla Viuste ci si va di Wimpy. Stavo di Bella Sprout, ma si è avuto da mo. Che Diglett praticamente, Viuste. Vai di frustata. Cazzo. Stavo a vedere, eh. Poi 23. E forse per così ne vedo le leva. Oh. Frustata. Oh, magico Whippibell. Eccolo. Ah, ma è coso, ma è Lupo Lucio. Io, ragazzi, non, ora un attimino, non so se sono stato, probabilmente sì, rincoglionito io a non averlo capito o addirittura intuito.
O proprio non l'avevano detto e quindi era una sorpresa. Vabbè, se nel caso si è vera la prima, scusate ragazzi. Lucio, ci incontriamo nuovamente, vecchio. Sì, mi ha scoperto, questo casino è mio. Non mi limito a prendere ordini a tono cartone, sono anche un imprenditore. Abbiamo un piano che non riuscirei a sventare stavolta. Ah no. Urstalin, chi è? Ah, Urstalin. Beh, si va a mega pugno. Nel 25 dovrebbe essere abbastanza fattibile. Quasi quasi riuso mega pugno. Quel culo ciò fallisce. No, è regola more. Ya. E uno. Beh, si sale a 39. Neo Joao. Così è un piccione. Shadow. Fango bomba. Magico fango bomba. E si sale anche al 39. Per così una per Wimpy Bell o Fury. O Dildo. Boh, si mette Wimpy Bell. Vediamo un po'. Male male schianta, devo. Se si può, si addormenta subito. Vabbè, grazie. Effettivamente si somiglia un pochino. Quindi ci può star pure. Attacco rapido. Del 24, buono. Allora, prima si prova con frustata. Vediamo un po'. E fa cacare. Vale. Taglio. Già meglio, decisamente, però è di dritto per dritto, forse non toglierà la stessa vita. Infatti, una merda. Ancora taglio, sperando di usarla. Bagliore, vai, ma c'è, cosa fa? Ancora paralizzata. Barbudalo di tua madre. Confidente Wimpy Bell, non morire. Ma invece mi sa. Colpi subiti due. Magico Wimpy Bell! Nonostante la paralisi e il 3 di vita rimasti, ce l'ha fatta. Che importa, ho perso. Ma nel frattempo i miei colleghi l'hanno sicuramente portato avanti il nostro piano. La vittoria sarà la nostra alla fine. Stavo leggendo la rovescia. E tieni pure questo, Petofionda. Non ho molte altre. Petofionda probabilmente è il famoso oggetto che serve per andare cioè nella torre di Calzedonia. Oggetto di cui fra l'altro prima non mi veniva il nome e se non sbaglio mi è venuto. E poi vabbè, non so scordare di dirvelo. La regola in realtà si chiama Spettro Sonda, vero? Boh, vabbè. Primo piano. Comunque ragazzi, stavo pensando. Sfido prima la palestra di... Vabbè, non è Azzurropoli. Insomma, di Africa, dell'Africa, o vado alla Torre Lavandonia. Preferisco forse andare alla Torre Lavandonia. Secondo me è meglio. Si allenano anche un po' più i Pokémon. O perlomeno, in teoria si dovrebbe allenare un po' di più. Prima di andare lì, però, mi è venuto in mente che qua, almeno nel gioco originale, puoi prendere Eevee, se non sbaglio. Quindi probabilmente, non so se sarà Ivysaur, insomma. Comunque, Ivysaur scritto Eevee come Eevee Saur. Comunque, la regola, andiamo a vedere, vediamo se possiamo prendere qualcuno anche in questa versione, in questa hack room, via. Prima di andare alla Vandonia. Allora, questo pseudo Eevee, perché probabilmente sarà un Eevee falso, a regola lo si può trovare. Dov'era? Qui o... Era lì? No, non è questo qui, chiaramente, questo è Eevee. Mi pare sia V, sì. A regola. Nella casettina qui, sì. Vediamo un po' cosa c'è. Allora, così, fatemi leggere, non leggi. Non provo a fottere il Pokémon tavolino, era no. Eevee, ah, Eevee. A Popeye, perché siamo a Popeye? No, per davvero, Eevee e Popeye. No, che palle, era tanto bellino. Cioè, soprattutto per l'evoluzione. Adesso la vediamo.
Se farò l'altro livello discreto, quasi quasi lo cambio con qualcuno. Popeye, femmina. Squadra, vediamo un po'. Che sta cosa, Sandclan, leviamolo. Ma si può evolvere? Perché se si può evolvere, uso la pietra focaia, che a regola viene dovrebbero vendere, no? Fra l'altro, guardate, mi stanno venendo tutte in mente le ossa ora e allungo il video, non so nemmeno di quanto. Sai di raia, io... Dov'è il coso? Fare acquisti al centro commerciale di... Qui devo prendere la bevutina per poi passare dal coso, dalla guardia, no? Vabbè, poi non l'ho fatto vedere questo pezzo via, il discorso della guardia, però... Quarto piano, dovrebbe essere sul terrazzino, via. A regola. Un tempo era così, mi pare. Vediamo un po' se lo è sempre. Non mi ricordo, boh, prendiamo tutte e tre. Vorrei poi voler fare cos'altro. Non ho sete. Oh, ho sbagliato. Vai, spirare, non so se si fa prima. Vediamo se si può già andare qui. Non può passare perché? Io ho sete. E non te la posso dare. A parte che è un discorso di merda. Non mi fa servire che io siete. Vabbè, ho sbagliato. Mi ricordavo ci volesse da bene. Forse non ci posso passare per ora. Poi forse sì. Posso usare la carrozzina e andiamo. Che prima ci si è messo 2 ore. Eccoci qua. Alla fine ci ho messo meno del previsto. Torre collante. Collante. Buonasera a tutte, signorini. Buonasera a tutte, signorine. Oi. Ma già, qui era bene cosa che ci può sfidare. Anzi, c'è già qui. Il Perla! E che fai qui? No, mi sa che tu sei venuto a fare rifornimento i calzini. No, la mia mamma non me ne fa. 40 anni. Calzedonia, ha detto. Che prima ho detto Lavandonia prima? Se l'ho detto, scusatemi. Ero solo al pensiero. È Calzedonia. Via, rieccoci qua. Vai, fango bomba. Picciotto. E uno è andato giù. Poi attacco Malfoy. Usiamo sempre merda. Ormai lo voglio far arrivare al 40. Ancora fango bomba. A parte no, meno utilizzare fango bomba, perché se qui ci sono i tipi spettro, tanto sia l'unica mossa si possa usare. Quindi meglio rischiare. Segados, che è Gyarados. Allora si mette Wimpede. Ma dai! Ma perché? Oi oi, colpo, vai! Oh dai, sei il 24, Wimpy Bell. Cazzo, pensavo di togliersi di più. Sonnifero. Ce la fa? Uno. Forse è meglio rimettere in merda, man. Altro che dorme. Va di mega pugno, come sempre, se non fallisce. Infatti, fa tempo a dirlo e ciò accade. Dai! Oh, finalmente. Tanto la si sveglia. Eccoci, infatti. Colpo. Azione. Vabbè. Si va anche al 40, yes. Merda, mezza del 40. Colpo di fango, attenzione. Guardiamo un po'. Lancio. È buono, sicuramente me lo di. Trasformazione, tanto la uso po'. La uso po'. Dammi idea, poi mi serve a rota. Oddio, stavo un attimo pensando. Forse in futuro può anche essere parecchio utile. Ma ormai è andata. Ce la giochiamo così. Ramma. Mi prova subito colpo di fango. Ma che cazzo. Inizia male.
Vabbè, morto. Pikachu, che qui invece si va di Ditto, che a regola dovrebbe essere super efficace nei suoi confronti, via. Pikachu. Fossa, vai giù. Ma porca miseria, ma c'ha solo doppio team, ma fatemi la pindi. Boia di. Meno male non ha fallito. Dai che l'ammazzi. Buono, vai. Meno male. Meglio, sì. Il doppio team è odioso. A volte ti fa fallire tante volte. Te cosa vuoi? Ciao. Senti questo tanfo. Ci vorrebbe un petto fionda. Le producono la shish. Non si vede una siega, via. No, un attimino, eh. Lo so che non va usata via, però. Ma cazzo si passa, via. Un pensiero. Ciao, sono una commessa. Posso assistirti pure? Basta, cazzo. Cazzo d'occhi, ciao. Fulminatissima. Vai, Krillin, fango bomba. Fango bomba errata. Vai, meno male ce lo siamo levati dalle palle subito. Krillin. Boh, ma devi se ne andare. Ah, su. Boh, che palle di... Si capisce una siega di velo c'è da fa. Beh, sicuramente devi sfidare lei, no? Boh, non ci capisco una siega nulla, de. Boia, che nervi. Ah, io qui c'erano le scale. Dai, ma come si fa? Non si vedono nemmeno le scale. Boia, de. Ecco, qui mi ha mangiato un po' troppo fagioli. Ma vedo l'ora di arrivare, ragazzi, lì alla fine. Fango bomba. Vai, vai a casa. Ora provo a usare il colpo di fango, va così. Per vedere se va, almeno un triloro. Tanto c'hanno solo... Sono pieni zeppi di Krillin, eh. Va, va. Boh, è micidiale. A parte ho visto c'è una 90 di potenza, insomma. Visir. Boh, non si vede un cazzo, niente. Niente, la si va giù. Probabilmente la strada a fare questa lì. Devi beccare tutte loro, accidenti. Ma va? Sono su tutte loro, quasi. Vai, no, ho letto solamente Put Luke, non ce l'ho fatto leggere prima. Probabilmente era una conversazione che meritava la lettura. Ar 22. Più che si avanti più che scende, no? Vabbè. Colpo di fango. Brrrra. Ma guarda un po'. Posso esserti utile un'altra volta. Se ne frega di quella pallina, sta a vedere. Ma dove cazzo è il coso lì? Se fosse lì, infatti, mi ricordavo bene. Va così. No, ancora! Non si arriva più, bimbi, non si arriva più. Io ve lo giuro, non so come stia facendo andare, diciamo così, spedito, via.
Ma strano, c'ha Creely, boia. Al 22. Vado giù, andiamo un po'. Più si sale, più la puzza è nauseante. Mi chiede chi sia stato. Beh, c'è proprio il bottino nello stomaco. Kruten, attenzione, che ha l'evoluzione. Aio. Ma è sempre tipo spettro, insomma, che non si fa mosse. No, invece sì. Insomma, fisiche, via. Sto di raggio. Ma cane. Vai. Oh. Guarda, cos'è? Cioè, c'è solo lui, né? Né. Dai, che palle, eh? Dai, né. Una volta va bene, poi basta, né, nel senso. No, è più confuso. Meglio sì, però, né, mi ha levato quasi metà vita. Ci ho perso in totale, quasi metà vita. Oh, dove sono le scale? Oh, allora che culo. No, ancora, ancora. È uno scherzo. È uno scherzo. Tan tan. Boy. Proprio da no, da un posto a un altro. Boh, tre addirittura. Colpo di fango. Meno male muoiono alla prima, eh? No, veramente, altro che due palle. No, è stato inutile. No, dai, dai, no. Lascio da far giro, ma di sicuro. Chi? Ma le commesse sono tutte matte. Fatto fare. Uno, ti prego, uno. Vai, non bene, credi. Quasi quasi l'episodio. Dopo il titolo. Scrivo accanto a parentesi Creely, perché c'è, si è visto solo loro, né? Mamma cane, pensavo di averla scampata invece. Oh, comunque questo deve essere l'ultimo piano, eh? Cioè prima di quello che dovrebbe essere il Pokémon che blocca la strada, che quanto pare fa il puzzo. Ah, proprio l'ultimo Creely per salire al 41, guarda che precisione. Ora ho capito dove sono le scale. Accidenti alla miseria! Dove sono le scale? Se ci sono le scale. Lei mi ha detto là in fondo, dovrei fosse. No, bimbino. Come cazzo sono le scale? Scale! Io vado. No, come vuoi? No, che palle! Che palle! No, c'è anche Pokémon! I Creely selvatici! No, invece è cosa, smigo. Sì, ma non ti fa, guarda. Vai a casino, guarda, ti lascio libero. Ti lascio vivere. Che poi fra l'altro, secondo me, qui c'è da andare giù. C'è questo presentimento, fra l'altro. Che vado su, su. Madonna, pallide. Boh, sei bello, bastava usare tipo flash, queste cose qui. Maremma, cani.
Vai via anche te. No, non ci credo, non ci credo. Toh, Krilli Servatio. Cioè, guarda, ne ho ammazzati tanti, basta. Ragazzi, facciamo così, a meno che non, io non la trovo tra 3 secondi, tipo 1, 2, 3. Rivediamoci dopo, perché sennò qui veramente ci vuole di fuori, eh. Vai. Allora, ragazzi. A scazzà dovrei essere arrivato V. E mi è venuto questo didascalia V, quindi credo che ce l'abbiamo fatta. Ho notato comunque quando appare un Pokémon vedo un po' di strada. E credo anche, fra l'altro, che in realtà quello di prima sia un buggone potente del gioco. Comunque, eccoci va. Spettro a livello 30. Con la petocosa. Che cazzo è, Capras? Come che Sgarbi? Testa di Sgarbi e corpo di Lapras. Si può catturare? Quasi quasi. Azione. War 30, eh? Poi dovrebbe essere d'acqua. Importante, lo sapete. Ancora azione. Nebbia, come se non ce ne fosse abbastanza. Che palle, se non la potessi catturare. Guardiamo. Tra l'altro ma anche paralizzato, non via. L'ultima azione, se ce la dovessi fa. Ok. Zaino. Pokebo. Oh. Perché? Ma dai! Dai, che palle! Saperlo prima! Dai, ma anche morto merda, man. Che palle! Sbagliato. Vabbè. No, e vabbè, anzi un cazzo. Fa male lui. Si fa prima. Si fa revitalizzare. C'è Wimpy, quel dildo, vai. Boh, che palle, a saperlo prima l'avrei ammazzato. Ah, io sto di raggio. Guarda un po' di fa. No, fossa va giù, poi magari è confuso. Sfuriate. Dai. Si comincia. Un basta! Il discorso tutta strada, tutta la nebbia, due ore a capire qual è la stradina. No, ci vuole anche, bisogna perdere anche tempo V. Vai, uno, fane tre. Vai, morto. Vale, ciao Capras. Piacere comunque averti incontrato. Mi auguro vada via tutta la nebbiolina di merda. Finalmente. Ah. Chissà chi è stato. Ma a me non mi sembra si stia diradando, come dice. Ancora. Che meno male, raga, c'è da andare solamente a dritto. Però prima di far ciò, fatemi sistemare un po' merda, man, perché lo sapete, non è messo così bene. Ok, super pozione. Boh, provo a darne una e basta. Antiparalisi, perché non è andato? Ah, pensavo. Boh, non lo so, era un vinto che fosse andata a buon fine. Sì, comunque come dicevo prima, se non è un problema o del mio, insomma, di questa savia dell'emulatore, bla bla bla, della versione del gioco, insomma, questa nebbia, cioè questa impossibilità nel vedere la strada, penso che sia una cosa non voluta da creatori, via. Almeno un briciolo. Ne, no effetto. Dai, super suono, dai. Fango bomba? Sì, fango bomba, sì. 25, attenzione. Forse ho fatto bene a far prima per coso del rifugio nel casino e poi V. Che mi sembrano un po' più forti e forse di livello un po' più alto. Però è meglio usare altre mosse piuttosto che fango bomba, perché non so quante me ne rimane. Zubat, attenzione, evoluzione. Vediamo un po' com'è. Dai.
E uno è andato. Due ce ne sono. Ho visto il minimo altri due. Sì, ce ne altri due. Poi quello dovrebbe essere il famoso vecchietto che ci dovrebbe dare il pokeflaut a regola. Pokeflauto a regola. Almeno, come Dio sempre, nel gioco originale è così. Qui non lo so. Pugno, spada bam. Dio Cristo, Dio. No, paralizzante no, dai, che palle. Azione. Acido. Quest'altro non mi può avvelenare, almeno quello. Vai! Super Murderman! Vabbè, super, di. Pikachu. L'evoluzione? Vabbè, per sicurezza metto Dildo, perché credo comunque sia qualcosa un Pikachu. Magari lo posso allenare. Fra l'altro Madman è paralizzato, quindi me lo fallo riposare. Pikachu. No, che idiota, è vero! Era magica, è perfezione Pikachu. Sì, vabbè. E chissà se è debole contro Dildo, via. Ma non lo so a me. Splash. Invece sì. Invece sì. Buono, vai. Dunque 67. E ora c'è The Last One. Un giorno voglio scorreggiare anch'io un Pokémon. Vogliamo dire basta ai luoghi comuni, perché non possiamo essere liberi di svuotare il nostro collo in pubblico senza riguardate come reietti di topo di fogna. Vogliamo essere liberi di scorreggiare quando e dove ci pare. Pausa. Legalizziamola, come è scritto. Legalize it, insomma, vabbè. La pronuncia con me lascia un po' a desiderare. Va, ce n'ha 4. Accidente a lui. Dio buono, non ho usato antiparalisi con un po' di Zubat. Accidente a me. Vedi. Ai, oi, via, schianta. No, quasi quasi, se mi... No, via, leviamolo, vai. Per sicurezza facciamo questa cosa qui. Allora, mettiamo Bulbasaur. Così. Usiamo l'antiparalisi con Merdam, perché se muori bimbi bisogna rifare tutta la strada con la nebbia, quindi meglio usare antiparalisi così piuttosto che morire, secondo me. E se Bulbasaur non muore, cosa improbabile, no, uso anche una bella super pozioncina. Vai, ci siamo a posto. E là, super Bulbasaur. Quasi quasi non lo faccio nemmeno morire. Perché se metto la merda, ma è una regola. Non dovrebbero usare niente contro quest'ultimo. Quindi, vedete? Sgomento, agile. Fango bomba. Tanto è l'ultimo. Vale, uno. Di Zubat. Un altro. Dopo i famosi Krilli, adesso ci sono un'altra volta gli stormi di po' di Zubat. Che tuttora, ragazzi, oh, sarò scemo, non ancora capire che cazzo sia. Po' di Zubat. Buh. Lascia finirlo. Gloom. Va, colpo di fango. Yes. Super efficace. Mi ha sentito, anzi mi è parso di sentire dal suono. Dizionario, è tornato. Magico dizionario. Vediamo un po' colpo di fango. Oh. Vale, via, ci si è fatto. Mister Peto. E lei, Mr. Peter, probabilmente sì. Ehi tu, addio, chi è? Dario, cosa si metuca? Salsiccia, ketchup, menis. Salsiccia, salsa. Ma che cazzo? Mio padrone Tony vuole io distruggere. Mangi cu, porti via. Cazzo, a saperlo prima non usavo tutti quei fango bomba. Anche se qualcosa mi è rimasto. Dario Moccia. Quanti scenario? Boh, sei. Guldo. Allora, colpo di fango. Vai. Maremma cane. Boh, provo a usare Mega Pugno.
agilità. Accidenti. Vai. Dai, oh, ma allora, ma cos'è di? Non male che stuntino usare agilità e basta. Oh. Cazzo. Azione. Mega calcio. Vai, e uno. 1000 punti esperienza, bonus, va al 42. Mario. Mega fulmine. Sì, coraggio di merda. E scusate ragazzi, ma ogni tanto ci può anche stare. Infatti, parte tutto, vediamo anche bene. Mandato è stato confusionale. Accidenti. Oh, finalmente. Una volta si attacca. È stato confusionale. Detective Conan. No, rimane. Si usa fango bomba. Sperando che vada, di sicuro no. Ancora, merda, man. Super. Dio, ma non è morto. Spoiler, cosa fa Spoiler? Ah, oh, una bella pennichella, eh. Usa azione a ruota. Poi si sveglia, boh, triplo calcio addirittura, a parte la vapò, meno male. Bravo, svegliati e ammazzalo. Meno male, anche non è più confuso. Vale. Crash. Uso fango bomba, sperando non sia efficace abbastanza. Oh, porca merda, però me ne è avvelenato. Più bene. Ah, mi levi di quello di assieme. E allora va giù, lì. Vedrai. Uso fossa, ti vanno in culo. No, anzi, sfuriate. Vai, morto. Dovrebbe, sì. Vale. E forse mi fa salire anche dildo. Fa vedere. Ah, peccato. Cruten. Si lascia dildo. Fossa di volata. Se ci si fa. Vai, quanto leva lì. Attacco rapido. Non ci voglio rede. Dai, porca miseria, di. Boia, non ci voleva, di. Vai, anche confuso, vedi, ormai si fa morire perché probabilmente schianta. Secondo me muore. Arrivederci. Boia, che palle, di. Merda, me un'altra volta. Andrà a colpo di fango. No! Ma porca miseria, è vero! Porca troia! Non c'ho più una sega, boh, mega pugno. Sperando che mi ammazzi prima. Poi se riusciamo a ammazzarlo si cambia. E azione. Buono, perfetto. O si rischia. Cosa si fa? Vediamo chi c'ha. Majin Buu. No, rischiamo. Mettiamo Cosio, Popeye, che per l'amici dovrebbe essere Ivy, anzi, direte Ivy per l'amici è Popeye. Vediamo un po'. Majin Buu è Work Teacher. Boia! Che mega mosse c'ha, di! Che cazzo, questa mi ammazza qui per raggio, probabilmente. Boia però, di, che super mosse. Wimpiber, boh, lo sai se me la addormentasse. Che bellezza può essere. Fa vedere che lui si... ora deve recuperare, sai. Toh, boh, mi ha schioccato bene, di. Bello, di. Fa vedere. Mi sono fatto anche male, di. Oh, schioccato troppo bene. Frustata. Ma come si è svegliato? Ma come? In B, lo pillo in the ass, ve lo dico io. Accidenti, mamma miseria. Mi tocca usare per pozione, via. O forse no, no.
c'ho altre per pozioni. Ma almeno si ripilla tutta la vita. Il problema sono le mosse che ci rimangono. Etere non me la sento usarla. Buono, iperraggio. Quindi se io uso Merdaman in regola lui, ora dovrebbe ricaricarsi. Cosa che prima, perché si è addormentato, non ha fatto. Quindi io quasi quasi me la rischierei con Mega Pugno. Buono, attacco prima io. Mi levasse almeno metà, anche troppo. E vado d'azione. Oh! Questa parte l'ho vista brutta, perché qui non c'era solamente il discorso. Padrone non sarà felice, non c'era solamente il discorso di morire, c'è il discorso di rifare tutta la strada di merda nella torre, che era abbastanza noiosa. Aspetta, ma io ti conosco, questa è la moce, seguo sempre i tuoi video su YouTube, sapevo che ti sfottevano perché sembravi anche vampiro, ma non pensavo fosse la verità. E poi lavori per Tony Cartone, va contro i tuoi ideali, c'è qualcosa che non quadra. Aiuta me, ah! Sembrava che non fosse in sé, forse quella canale di Tony ha trovato il modo di controllare le azioni delle persone, sarebbe la fine. Mister Peto, la mia fama mi precede? No, ti precede la torre intestinale. Che schifo, cazzo, la nube era talmente fitta che ho preso via. Anni di duro allenamento. Cosa? C'è un Pokémon che ti blocca la strada. Esatto, magari tu devi potrebbe svegliarlo. Magari, figliolo, fossi per me avrei optato anche per questa soluzione, ma sembra che il gioco sia destinato a bambini. Dobbiamo dare il buon esempio. Vera che se metti ti spiego. Ah, meno male si esce, sì. Allora, Mister Petenomics, ti dicevo, secondo i programmatori risolvere tutto con la scorreggia sarebbe stato troppo volgare. Questo qui, diciamo tre cose, vabbè. Quindi hanno pensato a questo. E non mi stresceva il Pokéflauto. Ah, Pokéflauto tranquillo. Il suono del Pokéflauto resterà Pokémon addormentati. In un gioco che si chiama Romeda ci si preoccupa della volgarità di una scorreggia, a quanto pare sì. Allora ragazzi, vado a curare Pokémon e poi vi lascio, anzi, vi lascio prima, faccio tutto da solo io. Questo episodio probabilmente Cacotali sarà troppo lungo, mi scuso già in anticipo se questo vi crea problemi. Niente ragazzi, detto questo, nel prossimo episodio torneremo, vabbè, non dire Azzurropoli, torneremo in Africa e sconfiggeremo la palestra. Per il resto non so cosa potrà succedere, probabilmente poi torneremo di qua e useremo il Pokétauto, non lo so, forse si va a sinistra di Africa o si va dove per regola, forse dopo la palestra si può andare. Ovvero dove c'era quello lì che ci ha detto no, io ho sete, non ti faccio passare. Vabbè, si vedrà un po'. Di certo si va a sfidare la palestra. Detto questo, arriviamo alle conclusioni, finalmente. Allora, in primis vi ringrazio per la visualizzazione. E poi, come sempre, vi ricordo di mettere barra fare se voleste queste tre cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su quelli inerenti a questa serie qua, ovvero la serie di Pokémon Marrow Merda 2. Beh ragazzi, vi aspetto al prossimo video. Ciao!